Come si era capito, noi siamo qua per parlarvi semplicemente di aglio. Sì. Tutti lo conosciamo, l'uomo coltiva questa pianta dai tempi più antichi, era persino conosciuto nell'antico Egitto, però qui mi fermo perché sennò dovrei riportare Wikipedia o fare una puntata di Super Quark, e quindi passiamo. Sapete che l'aglio è un ingrediente fondamentale della cucina italiana, sapete che il suo aroma è presente nelle cucine di tutto il mondo. Sapete anche che la medicina ufficiale ha ormai riconosciuto le sue proprietà terapeutiche, ma soprattutto tutti sapete che l'aglio non è digeribile. Insomma, in poche parole... La gente vi terrà a una certa distanza e sicuramente per voi sarà impossibile baciare un altro essere umano. Insomma, parliamoci chiaro, l'aglio ci piace, fa bene, ma... Puzza! Da oggi cambiamo le regole del gioco. Vi presentiamo l'aglio del bacio. Questo. Che è decisamente più grande di una testa d'aglio comune. È assolutamente diverso dall'aglio comune. È più delicato, digeribile. È sostanzialmente un'altra cosa. È perfetto per i baci. Sì. Con il vostro partner ne potreste mangiare quante volete e non avrete mai la sensazione di baciarvi con una scimmia, insomma. Io questo è lo spicchio. E questo è il bacio scimmioso. Insomma, è una pianta selvatica che in Italia è presente sin dall'antichità, ma sul nostro territorio nessuno la coltiva più, a parte pochi contadini. Il motivo è perché i semi sono diventati rarissimi. Allora, io passerei a raccontare, dopo questa breve premessa, la nostra storia. Sì. Qualche anno fa, nel bel mezzo della crisi e dopo discussioni stile G8, ci siamo impegnati qualcosa su cui investire, proprio come è giusto fare nei momenti di crisi. Quindi due amici, un avvocato e un ingegnere che non si possono lamentare per fortuna delle rispettive professioni, e dopo aver accantonato un'idea di aprire a Berlino un sexy shop automatizzato, che era un'idea comunque geniale, vi assicuro che era geniale, abbiamo studiato l'ipotesi di investire in agricoltura. E quindi un giorno Ale mi chiama e mi fa: Prode, ho trovato una cosa meravigliosa. Io sono il Prode e lui è l'eroine, noi così ci chiamiamo. Ho trovato una cosa meravigliosa. La famo? Pronti. È un aglio gigante, delicatissimo e buonissimo. Famolo. Bene. Allora, per farlo, in realtà, non è così semplice, perché dobbiamo trovare la terra, trovare i semi, lavorare la terra, creare un marchio e diffondere la magia. Oh. Ora, noi che siamo dei cittadini, cominciamo col trovare la terra. Dove la troviamo? Su questo non c'è problema, ci penso io. Bene. Nelle Marche, vicino al Conor e quindi vicino al mare, c'è una collina meravigliosa, che è questa, è meravigliosa. È una collina meravigliosa, effettivamente. Perché ridono? È meravigliosa. Effettivamente. No, qualcuno dica che è brutta.
Effettivamente è meravigliosa, però ti faccio notare che l'aglio del bacio è della Val di Chiana e qui siamo nelle Marche. Sì, ma in Val di Chiana non c'è il mare. E che c'entra, scusa? Il mare serve a noi per rilassarci o all'aglio del bacio per crescere? A noi. A noi. Vabbè. Va bene. Mi hai convinto. Direi, mi hai convinto. A questo punto però passiamo alla fase 2, cioè dobbiamo trovare i semi. Non è facile, sono introvabili e cominciamo a girare per le campagne della Toscana alla ricerca di questi semi perduti dell'aglio del bacio. Alla fine, dopo tanto girare, li troviamo in qualche bancarella di mercato, così. Semi pagati a peso d'oro, ma trovati, trovati, sì, importante. Un calcio mercato è una cosa assurda, l'abbiamo trovati, eccoci qua, carichiamo la macchina, felici come bambini piccoli e quindi possiamo partire. Bene. E dove andiamo? No. E dove seminiamo? Allora, per seminare la terra, in realtà, sembra una cosa tanto facile, ma non lo è. E quindi chiediamo informazioni ai vari contadini, sono tutti esperti, tutti professori, ma la verità è che ogni terreno ha la sua necessità e quindi con piccolissimi rudimenti che ci hanno dato in particolar modo un contadino della Val di Chiana, Alberto, che ringraziamo, abbiamo impostato la semina, ci siamo lanciati, ci siamo gettati e ci siamo anche divertiti con queste macchinette che non servivano niente, però. E cominciamo a lavorare, noi prima di tutti con qualche difficoltà. Sì. Con molta fatica, qui si vede chi è la parte intellettiva che semina e la parte di fatica. Considerate che abbiamo fatto 100 metri di semina e no, siamo sono 10, morti. Sono 10 giorni a letto con la schiena spezzata perché io zappavo, io sono quello che zappa, l'ingegnere con un seme così c'ha le occhiaie, guardate le occhiaie. Fanno tutto gli avvocati nella vita, anche con manovalanza abusiva. Sì. Ci carcerano qua. Sarebbe tuo figlio comunque. Sì. Va bene. A ogni modo, comunque, ce la facciamo. Ce la facciamo, perché? Perché dopo un po' di tempo... Effettivamente crescono queste piante che sono enormi e a noi sembrano degli ananas. Guardate che cos'è, sì. Una cosa... Sono meravigliose e poi, incredibilmente, dopo queste piante stupende, escono fuori dei fiori che a noi, almeno, ci sembrano identici all'antenna di Berlino. Questo, sognando il sexy shop... E dopo, alla fine, e dopo raccogliamo, alla fine raccogliamo. Raccogliamo questo. Raccogliamo questo, che sono un aglio che effettivamente, recuperando un po' di serietà per un secondo, effettivamente è un aglio che non si è mai visto. E quindi poi anche questo. Creiamo questi letti d'aglio, ma io voglio un'autostrada d'aglio. Eccola. E qui sono nella fase di essiccazione. Sì. Omettiamo adesso di raccontarvi tutte le fasi della lavorazione, perché queste poi sono spesso coincidenti con una delicata tecnicità simile all'astrofisica, una cosa complicatissima, però ad ogni modo ce la facciamo e i nostri risultati sono ben superiori, e questo è un grande orgoglio, rispetto a quelli dei nostri contadini professori toscani. Infatti, e quindi... perché? Perché noi siamo tornati in Val di Chiana per affrontare il nostro lavoro con quello loro, in particolar modo con Alberto, torniamo da Alberto, gli portiamo il nostro aglio che è clamorosamente più grande del suo, lui lo guarda, rimane in silenzio per 10 interminabili secondi e alla fine esclama: e vabbè, grazie, voi c'avete il mare. E noi, ma, scusa Alberto, ma che c'entra il mare? I venti marini favoriscono la coltivazione. Scusa Alberto, ma l'aglio sta sottoterra, che c'entrano i venti? Silenzio. A questo punto capiamo che abbiamo ascoltato tutti con umiltà, abbiamo imparato da tutti, ma alla fine abbiamo deciso con la nostra testa che dobbiamo andare avanti così. Tanto più che abbiamo realizzato un nuovo settore di questa piantagione con un sistema nuovo di lavorazione congiunta, piante-animali. Ovvero abbiamo inserito all'interno di questo settore una famiglia di oche, foto, eccolo qua. Una famiglia di oche che, e questo è serissimo, perché questa famiglia di oche che cosa fa? Mangia le piante infestanti del campo, da una parte, dall'altra risparmia il nostro aglio, incredibilmente non mangia l'aglio, quindi tieni i campi puliti
e soprattutto con cima. Oh, questo sistema è stato realizzato affinché le nostre coltivazioni possano essere più naturali possibili, quindi evitando l'utilizzo di macchinari e la produzione di inquinamento. Come avete visto, l'aglio del bacio cresce meravigliosamente, coccolato dagli animali, e gli animali sono in felice riproduzione. E quindi, dopo tutta sta fatica, che facciamo? Torniamo a rilassarci un po', perché... E come vedi il mare serviva. Però mentre ci rilassiamo e guardiamo il mare, in realtà un dubbio tremendo ci attanaglia la mente. Tra uno spritz e l'altro, ma l'aglio del bacio, in definitiva, in quanto perduto, avrà successo? E quindi ne parliamo, torniamo a Roma e ne parliamo con i migliori chef della capitale. Qualche esempio. E che ci dicono? Ci dicono l'aglio è un elemento fondamentale della nostra cucina, è alla base di tutte le cucine, ma molti clienti non lo sopportano e noi siamo costretti a lavorarlo per stemperarne il forte aroma o addirittura a sostituirlo con porro o scalogno. Quindi l'aglio del bacio è perfetto, c'è l'aroma senza le conseguenze. E allora io ti dico, andrà bene. E infatti realizzano queste opere d'arte per noi, ci sembrano delle opere d'arte a noi. Io ci vedo anche un po' di giotto qua. A questo punto concludiamo il nostro intervento. Ti chiedo, c'è una morale in tutto questo? No. Però, se proprio la dobbiamo individuare, possiamo dire che abbiamo semplicemente riscoperto un'eccellenza italiana a rischio estinzione, riproponendola con sistemi assolutamente naturali, ben conoscendo l'importanza di un'alimentazione sana, biologica, di qualità e che appassiona tutti, chef professionali o chef improvvisati di tutte le età. Di tutte le età. Beh, in questo noi italiani siamo il numero uno. Il Made in Italy nel mondo è sinonimo di gusto, lusso, arte, eccellenza, creatività e spesso visione. E l'industrializzazione e la globalizzazione del mercato ci hanno portato a dimenticare spesso le nostre tradizioni e le nostre radici, confinando prodotti agricoli come questo, come l'aglio del bacio, e facendone rischiare l'estinzione produttiva e commerciale. Noi in realtà siamo partiti da zero. Beh, diciamo che ci abbiamo ancora molto da scoprire, da imparare. Abbiamo innovato un prodotto di 3.000 anni fa. Abbiamo molto da scoprire e da imparare e siamo soltanto all'inizio. Nel frattempo però abbiamo fatto, siamo partiti da zero e abbiamo un impianto così. Che non è meraviglioso? È stupendo. Ora non so se abbiamo cambiato le regole del gioco, ma sicuramente abbiamo arricchito le nostre vite. Grazie.